60 90. Raccontateci di quella dichiarazione che vi è costata cara Erika con la K da Torino con la N. Ciao. Ciao Erika. Ciao a tutti. Ciao Erika, quanti anni hai? 24. E cosa fai? Studio. Quindi informatica. Non paghi ancora le tasse. Abiti con la tua famiglia? Sì, sì, con i miei genitori. Allora, ma sei di Torino veramente? Sì, sì, perché? Ha detto genitori di Torino. Genitori. Ma sì. È un po' siciliano, mi sembra un po' così. Vedi? Ma non è vero, genitori. Allora, Erika, raccontami di quella dichiarazione che ti è costata cara, vai Erika. Allora, ero in un negozio, entra una ragazza vestita molto succinto. Io mi avvicino al titolare e le dico: in arrivo Miss Celodoro 2011. La ragazza arriva e dice: ciao mamma, come va? Non si commentano le altre donne vestite in modo succinto, che poi ci sono i genitori in circolazione. Maria Clara da Catania. Ciao Jessy. Ciao Maria Clara. Come stai? Bene, bene. Tu è un nome un po', diciamo così. Sì, un tempo francese, perché si dice Marie Claire. Sì, Marie Claire, è il nome di un giornale, sì. Maria Clara, quanti anni hai a Catania? Io ne ho 50. E cosa fai a Catania? Organizzo eventi e c'è un evento molto carino per il tuo gidello, Pet for Set. In questo caso sarebbe un cane per il cinema, però potrebbe diventare un giorno un alce per il cinema. Ridete, pubblico, ridete che c'è qua gidello che mi sfonda nel cinema. Allora, sì, te lo mandi il gidello, Te lo mando, vuoi gidellino o gidello vero? No, gidello vero naturalmente. Lo so, te lo faccio adottare. Maria Clara, ma hai una vita molto triste se vuoi questo in casa. Oddio mio. Te lo mandiamo veramente, vediamo se cambi idea. Allora, cara Maria Clara, raccontami di quella dichiarazione che ti è costata cara, che fa pure rima. Allora, chiedo a un mio amico di accompagnarmi a una cena di gala, gli dico naturalmente di venire con me. A un certo punto a tavola, dopo un bicchiere di rombo, dico a tutti che lui è un imbucato. A un certo punto arrivano due energumeni che se lo portano via. A tavola c'era l'organizzatore della cena. Il mio amico... Beh, abbiamo capito comunque, non c'era... No, io non l'ho capito invece. Lei ha svelato l'imbucamento dell'amico che l'aveva accompagnata e quindi questi... Ma ne parliamo poi dopo, sì. Tranquillamente. Grazie, grazie Matteo. Manuel da Brescia. Ciao Geppi. Ciao Manuel, quanti anni hai? 33. E cosa fai? Allora, mi occupo della gestione di sale da gioco e centri di divertimento per famiglie. Bingo. No, più o meno, sale da giochi intendo sale slot, sale bowling. Ah, bowling. Bowling. Allora, Manuel, raccontaci di quella dichiarazione che ti è costata cara. Sì, allora, a cena, a casa dei genitori della mia ragazza, ho beffeggiato la madre della mia ex che non sapeva cucinare, preparava sempre i miei ricotti. In quel momento dalla cucina esce la madre della mia ragazza con un pollo pronto della rotisseria. E quindi arriva il calcio della mia ragazza dritto nello stinco. E ti è andata bene che ti ha preso lo stinco, caro Manuel.